Sarà un turismo di alta qualità, un turismo mondiale, quello che verrà nella nostra regione grazie anche alla realizzazione dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Lo dice l'assessore al turismo regionale Felice Casucci. Siamo stati sul posto qualche tempo fa con Piero De Luca, con i sindaci, c'era una folta rappresentanza di sindaci. È stato un incontro che, soprattutto anche con Luca Cascone, un incontro che è preventivo rispetto delle azioni immediate, sono state investite le risorse, finalmente speriamo che si realizzi. Sarà una grande occasione, soprattutto per il turismo mondiale, per il turismo di alta qualità, come si diceva prima, perché questo turismo di alta qualità cerca luoghi come questi. L'assessore regionale poi traccia anche un bilancio del turismo e sottolinea essere molto positivo rispetto al 2019. Il flusso turistico che si sta registrando, dichiara Casucci, è meno mordi e fuggi rispetto agli altri anni. Il bilancio è molto positivo, superiore al 2019, per molti aspetti superiore al 2019, meno mordi e fuggi. Stiamo lavorando sulla destagionalizzazione, la nostra delibera 298 del 7 luglio sta preparando la destagionalizzazione. L'Union Camere sta preparando la destagionalizzazione, stiamo lavorando tutti in sinergia, vi è un grande spirito di alleanza, un grande spirito anche di fratellanza per certi aspetti. L'incontro con il presidente Pellegrino per me è un incontro anche di fratellanza umana, morale, e quindi io su questa fratellanza che va oltre le istituzioni e crea delle sintonie, crea degli incontri, crea delle relazioni fondate su dei principi valoriali, secondo me questa è la grande opportunità. Dobbiamo riscrivere una parte della Costituzione che era scritta ma nessuno la leggeva più.